ragazze, ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Avrete già visto dall'anteprima e dal titolo che oggi filmerò un altro try on haul di Shein. Sono troppo contenta perché mi hanno detto che vogliono ricollaborare con me e io ovviamente ho accettato, e questa volta ho deciso di improntare l'haul su un mood un po' più fall winter, ma prettamente autunnale. E quindi, avendo fatto l'ordine, diciamo, i primi di settembre, sapevo che mi sarebbe arrivato dopo, di conseguenza ho detto prendiamoli già per il periodo di ottobre dell'autunno. E vi ricordo anche che fino al 30 settembre c'è un codice sconto che potete utilizzare, ve lo lascio qui in sovraimpressione, non è assolutamente affiliato, Shein non mi paga per filmare il video, semplicemente mi hanno omaggiato i capi che adesso vi vado a mostrare. E come sempre, mano a mano che ve li mostro, vi dirò prima di provarli, perché io prima filmo tutto e poi dopo nel montaggio monto i pezzi in cui provo le cose, ma prima di provarli, durante lo spacchettamento davanti a voi, vi dirò quali sono le mie impressioni e quelli sui quali ho maggiore aspettativa, e alla fine della giostra vedremo qual è quello che ci delude e quello che ci sorprende. Al solito le bustine, queste qui fantastiche, ve l'ho sempre detto, in ogni video mi faccio una testa così, sono sigillate, ce n'hanno di tutte le dimensioni per qualsiasi cosa, e qui dentro c'è una cosa che mi viene adesso il caldo soltanto a guardarla, ma è pensato per l'autunno e io lo indosserò per voi. Questo qui è un maglione di anticipo che non c'era la S, di questi maglioni oversize, sono i maglioni vestito che vanno con un cinturone, stivali alti, tronchetti, calze, ok? Io lo proverò senza le calze, ovviamente ci metterò la cintura perché sennò sembrerebbe un maglione semplicemente enorme. Visto così io non gli darei un centesimo, questo l'ho spacchettato quando è arrivato per capire, ma non l'ho provato completamente, perché veramente faceva anche troppo caldo, e quindi insomma questo è, dovrebbe arrivare sotto il sederino, metterlo con un bel cinturone in vita, e voi adesso al solito vedrete come mi sta, io non lo so. Iniziamo dal primo capo, questo è il primo maglioncione, e la lunghezza è, vediamo se riesco a farvela vedere, perché io sono in manana. Allora, qui vedete c'è il mio lato B e praticamente all'altezza della ripresa della videocamera mi arriva, quindi comunque sì, va giù, copre, perfetto, e ho messo già una cintura così tanto per, come dicevo, essendo una S temo che mi stia un po' larghino, è vero, questo io temo che con un paio di lavaggi possa cedere decisamente di più, ma essendo una S si noterà, ma non mi dispiace il fatto che stia così, perché in effetti la modella, super figa ovviamente sul sito, ce l'aveva, c'era scritto tipo in inglese spallina giù da un lato, però lo puoi tenere anche su, mi piace sia su sia da una spallina giù, e magari con una bralette particolare, anche se la bralette secondo me non viene valorizzata perché non arriva proprio qui in basso e poi mi sentirei a disagio ad andare praticamente con il coso qui, dipende poi dai vostri gusti. Io ho messo una cintura qualsiasi, questo è questo grigio slavato, mi piace questa tonalità di grigio e mi piace anche quando ha tipo delle piccole macchiette bianche tipo sfumature, in questo caso no, però questo grigio mi piace. Devo dire so far so good, l'unica cosa è che fa veramente puzza, quindi non vedo l'ora di lavarlo e di toglierlo, però per essere una S secondo me, vediamo se saltellando riesco a farvi vedere quanto è lungo. Sì, ecco, sì, dai, tanto non si è alzato più di tanto. Cos'è? Ah, sì, 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 questa ci credete che l'ho cercata in tutti i negozi e non l'ho mai trovata, e voi mi direte, Ori, ma era qui, era lì, la potevi trovare, questo fa parte, diciamo, della completamento dell'ordine che poi mi è arrivato, sì, sempre. Questa qui è una gonnellina, allora, mi sembrava in velluto, però questo è un velluto un po' particolare, ci sono un sacco di pallini di tessuto neri, vabbè, comunque la gonna è intatta, sembra anche fatta molto molto bene. Questo color cammello sembra un po' più arancione lì, in realtà vediamo se no, comunque è più sparaflesciato con la luce, ma è un colore più caldo di quelli che io adoro, c'ho di tutto, c'ho maglioni, questo ci metti un lupetto nero, ci metti una maglia, ci metti un top, ci metti una giacca, ci metti i tacchi, ci metti le sneakers, insomma
mi mancava e l'ho voluta prendere. Voglio solo capire una cosa: se i bottoni sono veri o sono finti, quindi come la dovrei mettere? Oh, c'è la cerniera, funziona, ma questa qui sembra molto bella. Ragazze, è perfetta, non tira, non stringe, è comodissima, non ha cuciture che non mi fanno muovere, potrei fare la spaccata tipo pubblicità della Lines. Fantastica come lunghezza, come colore e come dimensione. Io ve la faccio vedere anche da vicino, ha questo effetto di vellutino leggermente a costine, i bottoncini sono finti, ma qui c'è la cerniera che è praticamente a scomparsa, è perfetta, non è per niente difettosa ed è una via di mezzo tra vita bassa e vita alta. A me piace tenere le cose così a metà, non mi piace né qui né troppo giù, perfetta come tessuto, cioè non vedo l'ora di indossarla. La puoi utilizzare anche per andare al lavoro perché non è troppo corta, ci metti un collant nero e uno stivale alto e diventi perfetta. Vediamo se riesco, sì, no, niente, adoro. Ok, questo qui era un bonus, nel senso che avevo preso un'altra cosa e già preventivamente la ragazza con la quale mi interfaccio mi ha detto: Rihanna, ci sta che è qualcosa che tu ordini al momento in cui la ordini, in realtà quando io devo inserire l'ordine, no, quante volte ho detto ordini? In realtà ci sta che tu lo veda online, ma in realtà è sold out, quindi le ho dato delle opzioni. Tra queste opzioni c'era questa cosina che spero tantissimo mi stia bene. I colori mi sembravano più autunnali sul sito. No, lo è. Sento carta. Aspettate, perché così è sempre sti foglietti. Allora, vi dico cos'è e poi provo a mostrarvelo. Questo è un vestito e l'ho immaginato con uno stivale o con un bel tronchetto, ce l'ho sia color cammello e sia neri. Ed è a maniche lunghe, vero? Sì, è un XS, ma mi sembra un po' grandicello. Vado un po' indietro. Allora, è lungo, ha... sì, piuttosto leggero, qui invece la gonna è più pesante, sulle braccia è piuttosto leggero ed è abbastanza trasparentino. Mi piaceva perché ha la manica stretta e poi il polsino stretto e poi la manica invece va un po' più larga. Tutto il tessuto è piuttosto morbido, sembra il tessuto di un abito estivo. Io come metterlo in inverno non ne ho idea, ma anche in autunno. Ed è piuttosto lungo e cade morbido, voglio capire se è trasparente, vediamo se con le luci lo riesco a vedere. No, alla sottana, due sottane, una sottana, ah, vediamolo assieme prima di provarlo. Su questo sono titubante, non lo so, mi era piaciuto di più sulle foto del sito. No, la sottana è bella, questa è bella pesante, sì, perché il tessuto effettivamente è molto leggero. Vedremo, perché davanti a questo scollo a X e io ho paura, essendo assolutamente piatta, che mi stia molto male. So che per questo ci saranno due scuole di pensiero, le stesse scuole che stanno attraversando anche la mia mente. Innanzitutto, il bottoncino che ho trovato dopo non serviva per chiudere qui, ma è di sostituzione a questo delle maniche che vi farò vedere da vicino. Io da sola purtroppo sono piuttosto impedita con i bottoncini e questo è pure piuttosto grosso. Uno sono riuscita a farlo. Ecco, questo è il problema, che al solito è XS, sì, io questo non lo farò neanche accorciare come ho fatto per tutte le gonne, pantaloni, perché sono in infradito e mi arriva proprio, non arriva neanche in terra, quindi questo in inverno mettendolo con i tacchi. È molto bella questa idea della scollatura, ma sicuramente lo andrei a mettere con un top a fasce perché non posso starmi 3 secondi a fare così, perché è bellissimo stando in questo modo, è stupendo, stupendo davvero, ma dovreste stare ingessate, non vi potreste muovere. Una pecca che vi posso dire è che, scusate, perché mi metto qui, come vedete qui c'è un elastico in vita e siccome qui sopra il tessuto è molto leggero e invece sotto c'è una sottana bella pesante, questo elastico tende ad andare giù. Ecco perché qui rimanete così, perché se l'elastico stesse fermo, ma noi interveniamo con una cintura. Allora, su questo vestito, se io dovessi esprimermi dandovi un voto da 1 a 10, vi direi un 7 pieno.
7 pieno gli avrei dato anche 8,5 se l'elastico fosse stato meno cedevole e se qui non fosse stato praticamente nudità a portarmi via, una cosa che io detesto, ma sono entrambe, forse l'elastico un po' meno, però ci metti una cintura stretta bene e ti rimane fermo. Qui basta mettere una fascia oppure una cucitura e il problema non ci sarà più. Però... Ah, questa è una cosa che mi serviva. Allora, in autunno, ma anche in inverno, io utilizzo, ho preso da Tally Vile anni fa e me ne innamorai e l'ho presa addirittura online perché non trovavo mai, qua c'è la gatta a stare le scale, e non lo trovavo mai in negozio la taglia che dicevo io, trovavo l'SM serve l'XS. Ed è un giubbotto di pelle, un chiodo, che ha il colletto peloso e anche dentro è peloso. Però a me piace sul giubbotto di pelle mettere sopra i gilet di pelo corto, pelo lungo. Solo che con quel pelo sotto che è già voluminoso più quello, sembra un po' un arancino con i piedi. E quindi volevo qualcosa perché mi si è rovinato di decisamente più leggero, sia per avere un giubbottino di pelle da utilizzare anche adesso, mezza stagione, e da metterci sopra, proprio perché è leggero, il cosino col pelo, il gilet col pelo. Non so se mi spiego, non metterò il pelo in questo video perché altrimenti potrei sciogliermi. Il tessuto è sempre queste cartine. Allora, il tessuto non è affatto bellino, è tipo plastica. Oddio, e l'odore non è nemmeno buono. È un XS però, Questo qui mi ricordo... A parte essere super, iper, mega stropicciato, c'era di due colori, c'era cammello e nero. Io ho un giubbottino di pelle mezzo che non è, è più leggero di quello di col pelo, ma è più pesante di questo qui, ce l'ho ed è marrone da una vita e ancora lo uso. Quindi ho preferito prenderlo nero che mi serviva, ma anche il rumore non promette bene. È molto stropicciato, decisamente stropicciato. Spero mi si stiri addosso. Mettimi a fuoco. Dicevo, è molto stropicciato, però questo qui non so come mi starà addosso, magari poi lo stiro un po' con le mani davanti a tipo due baveri aperti. Detto così, in foto mi dava tanta ispirazione, dal vivo. Però dentro è tipo felpatino, Cioè dentro è tipo felpatino, fuori... Non so cosa aspettarmi, la taglia mi sembra giusta, ma... A voi l'ardua sentenza, io lo saprò in fase editing, voi lo saprete tipo ora. E siamo giunti al sacchetto di plastica, perché di questo mi sa... Oh mamma, senti che rumore faccio. E io ne ho sempre avuti, chiaramente non in vera pelle, e fanno questi rumori. Allora, la taglia è giusta. Stringo in qua, sembra piuttosto elasticizzato, ma secondo me a breve cederà da qui il tessuto di questo giubbino. Chiaramente lo utilizzerò. Questo è il bavero che vi dicevo, che fa vedere questo interno e poi sotto continua morbido, infatti non si chiude, resta aperto. Invece io i gilet col pelo che ho si possono chiudere, quindi questo lo pensavo per queste cose. Paradossalmente mi sembra che possa tenere caldo perché ha un tessuto tipo quasi, non so se si vede dalla telecamera, ma non è tipo pellicciotto, se mettesse a fuoco magari, non è pellicciotto, è un semi finto, fintissimo felpatino. Cioè, secondo me il modello e l'idea è carino, però il materiale è troppo cheap. Sono andata a riguardare la mail dell'ordine, ragazze, questo giubbino costa 10 euro, poi fatti due domande ma datti due risposte, è chiaro, per 10 euro se volete un giubbino in più da battaglia leggero potrebbe essere insomma un'idea. Questa è la lunghezza e secondo me non ha tasche, è proprio un pezzettino di stoffa finta plastificata, non è malissimo però non mi entusiasma. Questo è il secondo maglioncione vestito, diverso rispetto al primo, perché quello grigio dovrebbe andare tipo con una spallina un po' giù. Questo qui invece dovrebbe essere... Madonna, che casino che ho fatto. Vabbè, carta, la sento. Sì, questo qui invece ha il... aiutatemi. Con il collo a lupetto. Eccoci, grazie del suggerimento. Questo qui è semplicissimo, non vi preoccupate del campanello della gatta perché ho chiuso la porta e lei fa su e giù ora le porte aperte. Comunque,
Questo qui va sempre con il cinturone in vita. L'unica mia paura è che, non essendoci l'XS ma partivano dalla S, temo che addosso mi stiano tipo lenzuoli schifosissimi. Però te la giochi sul fatto maglione oversize, ci metti la cintura, te lo regoli. Vedremo. Anche se però devo dire il collo è piuttosto striminzito, quindi mi sembra giusta. Sembra anche molto caldo e quindi io lo provo per voi. Questo, a parte che ci sto facendo la sauna, è un 10 su 10 perché è esattamente come in foto sulla modella. Secondo me non rende per niente in videocamera, sembra molto più spento e molto più insipido. Invece dal vivo ha questa trama normale da golfino e mi piace anche la cintura con hardware dorato. Il collo è bello stretto, quindi mi piace perché lo senti bello al calduccio, quindi in inverno, io che già adesso se c'è un po' di vento ho le pashmine, figuratevi in inverno quanto mi copro, mi prendono tutti in giro, ma mi copro sempre. Le maniche mi sembrano anche queste un po' cedevoli, nel senso che sono già piuttosto morbide, ma vabbè ragazzi, alla fine anche se ci facessi soltanto una stagione, anche questo praticamente a me, essendo un XS, sono più o meno nel 55, nel 56, mi arriva sotto la giuntura del ginocchio, quindi è molto coprente, lo utilizzerei tranquillamente per uscire, non è troppo corto, non devi metterci per forza un leggings, ci puoi mettere anche i collant, che è una cosa che cerco. Vorrei evitare di utilizzare troppo spesso i pantaloni, vorrei utilizzare anche queste cose così, e l'inverno me lo concede, e quindi l'ho voluto provare. Per me questo è super iper mega 10, lo adoro, fantastico. Ultimo, ma non ultimo per importanza, questo me lo ricordo man mano che li vedo, questo qui è un set coordinato. In tutti i video vi dico sempre come si dice, come set coordinato, l'ho imparato, foto anche prima. Questo è un coordinato di due pezzi che mi ha fatto queste carte letteralmente impazzire quando l'ho visto sul sito. Ancora carta. Io sono daltonica, però vi posso dire che sono un pantalone e un top, ok? Ah, è sempre, al solito c'è la cinturina a parte, ok? Il pantalone dovrebbe essere uguale agli altri che ho preso da loro, che hanno una vestibilità fantastica, mi ci sono trovata benissimo, non li ho mai dovuti accorciare. Non è nemmeno troppo leggero, mi piace il tessuto moltissimo. E XS, sì, con l'elastico in vita, ci puoi mettere anche la cintura e questa arricciatura che va verso l'alto. Non ha tasche e questo non si vedeva, una cosa che non mi fa impazzire perché mi sembra che mi peggiori decisamente il lato B, che già non mi piace. Però vabbè, è normalissimo pantalone che cade morbido. Unica cosa, voi lo vedete, mi sembra che lo vediate arancione, questo sì è piuttosto fedele, ma nelle foto era tipo terracotta, non bordeaux, ma un mix tra marrone e bordeaux, terracotta, un marrone rossiccio, e invece questi mi vengono proprio tipo arancione, però arancione autunno, non arancione carota. Forse vi sembrano arancione carota? Ragazzi, sono daltonica. Comunque il tessuto mi piace, sono stropicciati e sono sicuramente da stirare oltre che da lavare. Questo è un top monospalla. Io mi ricordo che quando avevo 12 anni, 11 anni, si usavano i top monospalla e anche i top. E li odiavo. E Andrea sempre, ma perché non te ne prendi uno? Perché non te ne prendi uno? Ho visto questo, ho detto, tac, prendiamolo. E questo qui è a maniche lunghe, dovrebbe avere la manica leggermente arruffatina. È un XS ma è tipo lunghissimo, ho capito, ci hanno compensato la manica che manca, in questo mi sembra lunghissimo, vedremo. Ed è a costine e sembra piuttosto corto, crop top. Ho notato che quando tu prendi un top, una maglia abbinata a un pantalone o pantaloncino, è sempre corto, però perfetto con l'altezza del pantalone. Il problema è che se metti quegli stessi top con altri pantaloni, anche se a vita alta, praticamente sembra che hai dei pantaloni a vita bassa, perché ti accorgi che ti arrivano qui, quindi... Su questo vi ho detto che avevo tante aspettative e sono molto molto contenta di dirvi che non le ha deluse,
Nel senso che il maglioncino, la maglia è così a costine e morbida, non è troppo corta perché se il pantalone lo mettessi giù arriva proprio sopra l'ombelico e con questa cosa a costine sta bella aderente, non è troppo pesante ma neanche troppo leggera. La manica sembra piuttosto comoda e lunga, l'effetto qui della spallina un pochino tipo rialzata, volano buste ma tutto a posto, è una spallina un po' rialzata, nulla, lui ha deciso che non mi deve mettere più a fuoco. Sono decisamente e piacevolmente sorpresa di confermare la mia aspettativa in merito a questo completo. Bene ragazzi, siamo giunti anche questa volta alla fine di questo try on haul. Come sempre voi già avrete visto tutto, io non saprò niente, ho solo scartato e davanti a me c'è l'inferno. Veramente c'è? Boh. Comunque, io spero che i capi vi siano piaciuti e vorrei anche sapere da parte vostra quali sono quelli che avete preferito e quelli che meno vi sono piaciuti. Vi ricordo per voi, e sottolineo che non è affiliato, il codice sconto che vale fino al 30 settembre per ordini di un importo pari a 39 euro almeno, e anche se ci mettete roba scontata, da lì in poi vi fanno un extra 15% di sconto su tutto. E se non sbaglio ora hanno anche le spese di spedizione oltre 29 euro, quindi insomma, spese di spedizione non ne pagate, più vi fate lo sconticino, secondo me se vi serve qualche chicchino per l'autunno potreste approfittarne adesso. Io come sempre vi ringrazio di aver visto questo video, spero di vedervi nel prossimo, anche perché sarò più vecchia, perché avrò già compiuto 30 anni. Ma chiudiamo questo video con una cosa positiva, ringrazio tutti quelli che sono rimasti fino alla fine del mio sclero e vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo perché ho in mente altri due video. Yeah. Ciao!